Bella ragazzi, sono già abituati in questo nuovissimo video. Quest'oggi video super breve e pieno zeppo di classi meta, armi meta. Vi voglio proporre le mie 8 armi che ultimamente sto utilizzando e con cui mi sto divertendo un sacco, molto forti ovviamente, per non chiamarle le migliori, cioè sia chiaro raga. Queste build stanno funzionando molto su di me, io ve le consiglio. Fatemi sapere qui sotto nei commenti come vi siete trovati, ci tengo un sacco al vostro feedback. Sono quasi sicuro al 200% che saranno perfette anche per voi, però appunto lasciami qui sotto un commento di feedback. Apprezzo veramente un sacco, lascia anche un like già che ci sei. Ed iscriviti anche al canale per non perderti altri video. Altrimenti poi quando verrai squagliato da queste armi in game, non lamentarti se non ne eri a conoscenza. Ho selezionato quindi quest'oggi 8 armi meta che sono davvero molto forti. Direi di non perderci troppo in chiacchiere e andare subitissimo ad analizzare classe per classe. Prima di tutto vi voglio far vedere i miei perk. Questi sono quelli che utilizzo io nella modalità ritorno. Tanaro, di corsa, tracciante e risoluto. Sono molto buoni, ve li consiglio. Io sto utilizzando questi appunto. Iniziamo subito da un bel mitragliatore leggero, un Bruen che avete visto nel video di ieri. Ed è letteralmente un botto forte. Questa è la classe, copiatela. Vi faccio vedere al volo come spara. Spara veramente molto bene, molto dritto, insomma... Penso si sia visto tutto quanto. Questa invece è la tipica classe dell'HRM 9 che tutti quanti utilizzano. Ve l'ho voluta comunque postare per il semplice fatto che è la build che si utilizza di più maggiormente. Quindi andate sul sicuro, appunto, che vi troverete sicuramente bene. Ve la faccio vedere un attimo al poligono. Questo, signori, è come spara quest'arma. È un po' complicata, raga, da controllare, soprattutto nelle lunghe distanze. Infatti è una mitraglietta, raga. Cioè, nel senso, guardate, squaglia letteralmente dalle medie distanze. Ovviamente in lungo, raga, farà un po' più fatica, come è normale che sia. Ora, ragazzi, passiamo ad un ibrido. Questo BP50 è a metà tra un assalto e una mitraglietta. È veramente molto forte, è molto preciso, molto veloce, vedete, letteralmente senza rinculo, e squaglia da qualsiasi distanza. MTZ, classico MTZ, super forte. Questa build assolutamente no recoil, ti permetterà di fare delle partite devastanti, delle kill assurde. Utilizzato ovviamente da un sacco di pro player. Guardate, cioè, la lentezza dei colpi e la potenza che hanno gli stessi, cioè, sono veramente impressionanti, raga. Cioè, guardate che roba. Veramente, raga, cioè, di cosa stiamo parlando? Non sto nemmeno sfruttando al massimo le assist, muovendomi ora, vedete, cioè, se ti muovi anche un po'. Sì, quando è che ci mette quello là? Perché doveva ancora recuperare la vita. Comunque, raga, devastante, cioè, non ho altro da aggiungere. Ti muovi un pochino, mira da solo, mira incollata, spacca tutto, raga, consigliatissimo. Questo Striker 9 ve l'ho portato un po' di giorni fa e l'avete un sacco apprezzato, quindi ve l'ho riproposto anche in questo video. Non ve lo faccio vedere in azione, vi basta recuperare quel video, è molto interessante, è molto bello. Passiamo ora al Ram 7, una build forse leggermente diversa da quella solita. Diversa da quella solita in quanto il freno casus non so se si utilizzi, però io mi ci trovo un botto bene con questa, infatti ve la consiglio. Questo è come spara, vedete, molto precisa secondo me. Ci sono un po' di varianti, però spara molto bene, mi trovo un botto bene con questa. Io appunto vi consiglio assolutamente questa, anche se non è più come una volta, vedete, cioè a volte tende magari ad avere un po' di rinculo, un po' più rinculo verticale, orizzontale, insomma un po' di tutto, però è molto forte, questo ve lo garantisco. Passiamo alle ultime due. MTZ 556 è una rivelazione, sinceramente un'arma demoniaca. Soprattutto, raga, questa build mi piace un sacco. Infatti, guardate che roba. Cioè, è una mina, raga. È veramente una mina. No recoil, spara dei colpi velocissimamente. Un botto preciso, vedete. Cioè, se ora si recupera la vita, quel manichino. È molto bella, è molto bella. Nient'altro da dire. E come ultima, ragazzuoli, il USP9. Buildato in questo modo abbastanza classico. Che, come potete vedere, è no recoil, molto preciso. Ovviamente farà un po' di fatica, raga, dalle lunghe distanze, come potete vedere. Però non è male, non è male davvero. Diciamo che 40 colpi sono più che sufficienti secondo me per affrontare delle belle partite. Ovviamente, come vedete, long fa un po' di fatica. Sono anche freddo, cioè non ho sparato oggi, è proprio acceso il PC solo per fare questo video, quindi faccio un po' di fatica. Se dovessi fare una top 3 delle armi che mi sono piaciute maggiormente, vi direi il Bruen, la Striker sicuramente fortissima e l'MTZ. Sono tutte armi validissime che sono sicurissimo vi faranno fare delle partite ottime. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se queste classi vi sono piaciute. Ci becchiamo alla prossima, like, descrizione, commentino. Bella boys, grazie a tutti del supporto. Ciao 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 ciao, buona giornata.